per il nostro Ma secondo paese. lei la pista sarà da 2000 o 2400 metri? Non faccio scommesse, me le ha proibito la mamma tanto tempo fa. Quindi già la non risposta mi basta in questo senso. Secondo lei, Galletti? La pista sarà da 2400 metri. Lo cercheranno almeno di farlo in tutte le maniere. Noi contiamo ancora che, grazie agli strumenti diagnostici che per fortuna giustamente ci sono messi a disposizione e che hanno tirato fuori qualcosa come 10 pagine di criticità, ma di tutti i tipi, e stiamo parlando di criticità tecniche, cioè di problematiche ambientali, autostrada, quel meraviglioso inceneritore di Case Passerini che è appunto desiderato da tutti, ambito da Da tutti molti e che sì, sarà sicuro. costruito. E abbiamo tutto il sistema, il piano stralcio del bilancio idrico, tutto l'assetto idrogeologico, il fosso Toscana Raporti a reale. questo ha risposto però, ha presentato le risposte a quelle che erano state Ha presentato le parole. delle risposte che però, da quel punto di vista della copertura anche, rimangono ancora in forza, cioè si propone di fare delle opere di mitigazione, se non mi sbaglio, da qui al 2029, quindi si parla anche di un lasso di tempo molto ampio. Ora, mi voglio soffermare anche su un altro lato. Tutte queste opere di mitigazione, partendo dal presupposto che verranno fatte, verranno messe in atto, che costi avranno? Io ho sentito andare da delle cifre, da 250 milioni di euro che Naldi, di cui Naldi ha parlato da mesi, da un anno a questa parte, che sarà il costo complessivo, che in realtà alcuni nostri tecnici hanno detto che saranno molto di più. Solo l'opera di palificazione della pista pare che costerà da 60 agli 80 milioni. Palificazione per i tecnici è cercare di mettere in sicurezza la pista con un sistema sotto che sostenga, non è come naturalmente fare una strada provinciale, è necessario un sostegno sotto, data anche la natura particolare del terreno della Piana Fiorentina. E ho visto nel piano dei costi 126 milioni di euro. Ora, comincia a essere, finché si parla da 200 a 250 mila, sempre 50 milioni di euro sono, però si può cominciare a ragionare che ci sono, devono essere dei margini. Da 126 mila a 250 mila comincia a chiedere di fare un poco più di chiarezza anche su questo aspetto. Dal punto di vista tecnico, lo strumento diagnostico è stato assolutamente Insomma, ha impietoso. tanti dubbi, Galletti.